vorrei quello di vincere una subito fuori casa, non è successo nel primo, anzi abbiamo meritato di perdere, nella seconda e siamo stati bravi a non andare fuori dai binari che nonostante eravamo sempre a inseguire, e questo ci deve insegnare che le partite non finiscono facilmente, soprattutto adesso quando c'è il tiro da tre punti, i ribaltamenti sono molto più facili e più frequenti, l'importante è crederci e continuare a difendere duro. Quello che abbiamo fatto nell'ultimo quarto, abbiamo fatto un adeguamento tattico diverso, giocando con quattro piccoli, e in quel momento lì ha pagato, sono delle scelte che delle volte lì era la spacca, e i ragazzi sono stati bravi perché alla fine gli interpreti sono loro lì che hanno fatto quelle difese lì, con la ciliegina, la difesa di Vencato su Davo all'ultimo, perché i dettagli ti fanno vincere la partita. Però ecco, anche prima abbiamo fatto un sacco di tiri aperti, quello era un rammarico, che potevamo allungare mentre tenevamo in difesa, non segnavamo in attacco su 64-66, e lì è un peccato perché sia Panni che Zampini hanno avuto delle occasioni che Venga, tiri apertissimi, non abbiamo, però pazienza, e guardiamo avanti, fondamentale gara 3 in casa, perché abbiamo, se no svaniamo tutto quello di buono che abbiamo fatto in trasferta. Per questo molta attenzione, che loro sono intensi, sono aggressivi e non mollano la presa, per questo dobbiamo essere bravi noi a dettare un po' il nostro ritmo, a cercare di continuare come abbiamo fatto l'ultima parte, che loro facciano fatica a far tutto, e lì è la strada, insomma, controllare meglio le palle perse, i rimbalzi, e dopo se riusciamo a chiudere prima meglio, se no dobbiamo saper soffrire, che quando impari a soffrire e sei a metà dell'opera. Sono preoccupato dalla situazione dei giocatori, perché molti stanno stringendo i denti, non stanno bene, senza fare nomi, però ecco, è solo da lodare per l'impegno, perché si stanno facendo delle punture varie per cercare di esserci e non dare forza alla partita, ma in diversi non stanno bene e fanno vedere che l'attaccamento alla squadra non manca, al club non manca. E una piacevole sorpresa che quando vedi che di martedì sera arrivano a Piacenza un sacco di tifosi da Ferrara, proprio ti scalda il cuore, dice cavolo, stiamo facendo qualcosa di buono, la gente si segue, si identifica con noi, e però ecco, come ho detto ieri, niente, tutto aperto, adesso dobbiamo stare lì, cercare di vedere ancora qualche adattamento, qualche adeguamento e qualche altra cosa da fare, ma senza sconvolgere, perché sappiamo che la strada che dobbiamo percorrere e che stiamo facendo da 8 mesi è quella giusta.